Belli e brutti come state? State bene? Guarda qua dove sono. Trovato anche un bel posticino, dato che non posso fare nada. Volevo dire qualcos'altro, ma dato che non posso fare niente, appunto vado un po' a passeggio e trovo sempre dei luoghi nuovi. Sono sempre alla scoperta, diciamo, di appunto luoghi nuovi dove posso farmi una bella camminata. Bene, allora, sicuramente avete sentito quel caso, perché questo video lo dedico a questo caso di quel tedesco che è stato fatto a pezzi a Pattaya. E non so se avete letto questa notizia o no, comunque c'era un tedesco di 62 anni, ma sicuramente l'avete sentito perché tutta la Thailandia sta parlando di questo caso. È un caso veramente incredibile. Comunque, un signore 62 anni che era lì, cioè stava facendo del... è da tanti anni comunque che vive già lì a Pattaya e, o in Thailandia, ed era come un agente immobiliare, diciamo, faceva degli investimenti, è uno che stava bene con i soldi, si chiamava Thomas Mack, e poi vi racconto anche qualcosa di più particolare su questo. E sembra che ha voluto fare un affare con una signora anche tedesca, vendere o comprare una villa voleva, e il giorno prossimo, insomma, era sparito, e la moglie o la ragazza che aveva, una giovane ragazza thailandese, si è preoccupata, è andata alla polizia, ha fatto una denuncia di scomparsa, diciamo, e alla fine l'hanno trovato in un freezer tagliato a pezzettini, e dicono che è stata, che sono stati questi tedeschi stessi che volevano vendergli la villa. Ora il motivo esatto veramente forse si scoprirà fra un paio di anni, però comunque non è così che prima si pensava, che erano thailandesi che lo facevano a pezzi, che l'hanno fatto a pezzi, ma erano tedeschi stessi. E come sempre in Thailandia, quando succede una cosa del genere, sono molto molto veloci a trovare il colpevole, sperando che sia veramente il colpevole, cioè, però ogni tanto sono anch'io un po' sorpreso, rimango sorpreso, perché lo trovano veramente entro 48 ore, una cosa del genere. Cioè, sono molto efficaci, veloci, che poi appunto se è colpevole o no, se sono colpevoli o no, chi lo sa. Comunque questa signora è ora in carcere. E ora, due fatti strani su questo signore. Il primo fatto strano è che questo signore era stato un paio di anni fa, aveva già un problema giuridico, perché per prostituzione di bambini. E chiaramente, se sei in questi giri qui, è come in ogni paese, insomma. Non è che sia che è proprio un ambiente molto molto sano, diciamo così. Ecco, poi altro fatto strano, che poi appunto lui è stato accusato, condannato, e doveva entrare in carcere, questo tipo qui che l'hanno fatto a pezzi, ma sembra che forse con un pagamento, perché è uno che ha i soldi, non ha dovuto fare un giorno di carcere. Perciò non lo so io cos'è successo veramente. A meno quello che leggo qui, quelli che scrivono qui i giornali in Svizzera e in Germania su questo caso qui. Bene, secondo fatto strano è il nome, perché Mack è in pratica è la famiglia che ha anche l'Europa Park. L'Europa Park, sicuramente lo conoscete, è un parco
molto grande, conosciuto in tutto il mondo, tipo Gardaland, ma molto molto più grande, e loro si chiamano appunto famiglia Mac. E non so se veramente magari è anche collegato con questa famiglia, o se è imparentato, o se proprio non c'entra nada con questa famiglia. Resta il fatto che il nome è uguale, perciò di famiglia, perciò non lo so io se magari c'è qualche collegamento anche con questa famiglia Mac, che sono proprietari dell'Europa Park. Ecco, comunque lui già si dice che era uno che aveva un po' di soldi e faceva dei investimenti nel real estate, cioè in mobili, comprava e vendeva immobili lì in Thailandia. E poi il caso è anche quello che è un po' strano, che sono spariti dei soldi sul suo conto. Ora mi chiedo io come può essere che sono stati fatti dei trasferimenti, mi sembra in totale 50.000 euro. Non so se lui li ha fatti sotto pressione di questi qua, prima che l'hanno fatto fuori, o se l'hanno fatto loro. Se l'hanno fatto loro, si dovrebbe uno chiaramente chiedersi come hanno avuto accesso al suo conto bancario. Cioè, già è tutta la storia, devo dire, è un po' strana, devo dire, sì, è un po' strana, ecco. Perciò, cari miei, quando voi siete in questi giri un po' strani, ma non solo in Thailandia, in tutto il mondo, insomma, state attenti, perché, ecco, tu pensa un po' come, che cazzo di fine che ha fatto. Tutti i soldi che aveva non gli hanno servito a niente. Non lo so, guarda, non lo so. E poi io non so neanche se poteva lavorare, se aveva il working permit o non aveva il working permit. Beh, ci sono un sacco di domande, insomma, ancora in giro, che nessuno scrive niente su questo, però restano aperti queste domande, chiaramente. Comunque, tutta la Thailandia discute questo caso, sta discutendo questo caso, è nei news 24 ore su 24, e anche qui comunque tutti i giornali grandi hanno scritto su questo caso. Ecco, io sto ancora aspettando i risultati, per questo vado un po' in giro, cazzeggio un po', com'è che dite? Cazzeggio un po', non lo so, cazzeggio un po'. Insomma, vado un po' a spasso, va? Mi porto da solo a spasso, senza cane. E niente, aspetto finché ho risultato. Certo che io già sono un tipo un po' nervosel, diciamo così. A me non mi piace aspettare. Mai piaciuto e non mi piacerà neanche nel futuro. Aspettare per me è una cosa inutile. Però che nella vita ogni tanto si deve aspettare, uno deve passare anche questo periodo, diciamo. Però a me non mi è mai piaciuto aspettare, io ho sempre voluto fare le cose velocemente, subito, senza aspettare. Sono un tipo così io, e ora sono costretto, sono in auto quarantena, diciamo così, perché posso far niente, perciò devo aspettare i risultati. Bene, allora vi lascio la linea alla vostra vita privata. Volevo solo commentare questo caso di questo Thomas Mack, che hanno fatto a pezzi a Pattaya. Allora, pattaiani e amanti della Thailandia, un caro saluto da Nico della Svizzera. Ciao, ciao, ciao.